Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa. Oggi, martedì 11 settembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola Lavoro verso un autunno caldo. Scontri a Roma tra gli operai dell'Alcoa e le forze dell'ordine. Governo, oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, confermato lo sciopero del pubblico impiego il 28. Andiamo alla ricerca di notizie che riguardino la piana di Gioia Tauro. E le troviamo a pagina 32 di Gazzetta. Siamo a Palmi, a Palazzo San Nicola. È giunto il tempo di fare i conti con le questioni irrisolte. Piano occupazionale comunale, PPM, soste a pagamento e quartiere Pille. Il primo cittadino Barone e la giunta dovranno affrontare delicati problemi. Quindi un'analisi della situazione palmese di Ivan Pugliese. Taurianova, chiesta la calamità per il nubifragio del 1° settembre, danni per 800.000 euro e sulla destra Palmi, aggressione e minacce, 19enne arrestato dalla polizia. A centropagina, sindaca in minoranza e Ferricorti, la battaglia è sui conti e le spese. A Noia, inviato una lettera al prefetto, Ceravolo replica a tono. Cinque Frondi, chiesti chiarimenti sul liceo musicale dal gruppo Rinascita e a Galatro, Don Cosimo promosso, arriva il nuovo parroco, quindi lascia la guida della comunità di Galatro, Don Cosimo Furfaro. Melicucco, rifiuti, Scattareggia si rivolge alla Corte dei Conti, il consigliere di opposizione torna alla carica e solleva dubbi sui dati. Polistena, la visione di Libera al raduno di Emergency. Don Pino De Masi all'Aquila. Piana di Gioia Tauro, parliamo di sanità, ambulanze, l'impegno dell'azienda sanitaria provinciale, nuovi mezzi e assunzioni di autisti. Replica la CGIL che aveva denunciato la privatizzazione del servizio, sollecitato un dialogo per affrontare i problemi legati alla sanità. E nella foto vediamo proprio la direttrice dell'ASP5, Rosanna Squillacioti. Rizziconi, il municipio si fa carico di una gita per anziani e disabili e a Gioia Tauro 2 giorni di incontro per studiare il porto e le sue prospettive. Intanto si complica la vertenza Copmar. A centropagina Rosarno, siamo in democrazia, la critica è uno dei diritti dell'opposizione. Il gruppo Scopelliti Presidente risponde al sindaco. Da Gioia Giffone con diversi sentieri, il percorso per i malati di sclerosi multipla. L'articolo di Gazzetta che parla dell'iniziativa dell'associazione Sud Trek che ha promosso appunto una escursione a Giffone. Intanto, per quanto riguarda l'articolo riguardante il porto, scusate la ripetizione, dura nota del sindaco di San Ferdinando contro l'esclusione del comune dal gruppo sulla zona economica speciale. Quindi Madaffri chiede di essere coinvolto. Cittanove, i giovani si avvicinano al PD, Zappone riconfermato, a Rosarno torna in libertà Vincenzo Consiglio, condannato a 4 anni per lesioni aggravate. E a Delianova, bilancio di fine estate, sipario sulla stagione di arte, musica e cultura. Passiamo alle pagine di Calabria Ora, misterioso boom edilizio e la mafia. In piena recessione, grosso giro d'affari nel Cosentino e la DDA si insospettisce. Andiamo alla ricerca di notizie che riguardino la piana di Gioia Tauro e le troviamo a pagina 27. È condannato, la scuola lo premia. Taurianova, lo Iacono, nominato dirigente dell'Istituto Gemelli Careri. Cambiamo decisamente argomento, Rosarno, accoglienza o integrazione, migranti, cambia il fenomeno, ma manca una soluzione strutturale. San Ferdinando, zona economica speciale, Madafferi alla Stasi, la regione coinvolga il territorio. Stabilizzazione LSU, comune al lavoro, per il nuovo piano Palmi, la giunta Barone riprende la pratica che riguarda 16 lavoratori. Il progetto dell'ex giunta Gaudio si era arenato nel 2010, i lavoratori potrebbero essere assunti part-time per 3 ore al giorno. La vertenza, rifiuti ancora in bilico gli ex di Pianambiente e a Rosarno, manifesto di natura politica. Lista Scopelliti querelata dal sindaco, dice nessun attacco personale.
I Democrat pronti al rilancio, Cittanova, il nuovo segretario detta la linea, ascoltare la città e i giovani. Sergio Zappone dice: il nostro giudizio sull'amministrazione è totalmente negativo. Non siamo solo noi a dirlo, ma lo fa l'intera città. Serve più attenzione per i deboli, questo è il parere del neo segretario. A Polistena ora servono le forze, Varammo chiama a raccolta gli esuli PD per l'aggregazione. Dopo l'elezione del segretario, il partito resta diviso tra potentati. Melicucco scatta a Reggia, consigliere d'opposizione, dove sono 74.000 euro? Nicolaci si dimetta. L'ex assessore attacca il sindaco, il vice sindaco e il tecnico sulla raccolta differenziata. La Corte dei Conti vuole risposte su 13 punti entro 90 giorni. Cala il sipario sul Magna Grecia, il croner Peppe Servillo ha chiuso la rassegna culturale tra gli scavi di Medma. La voce degli Avion Travel ha incantato il pubblico di Rosarno, l'arena di Borrello sulla strada della fede ritrovata, quattro giovani della Piana si preparano a diventare sacerdoti. E chiudiamo con le pagine di Piana Sport. Comandè è quel sogno chiamato Paralimpiadi, il taurianovese spera di andare in Brasile nel 2016. In bacheca due medaglie nazionali sui 100 e 200 metri. Calcio a 5, Sport Time, aperte le iscrizioni per la quinta edizione. E a Gioia Tauro, Alfonso Barilà dice stop, a 38 anni lascia il calcio. Dopo una lunga carriera, il gioiese appende le scarpette al chiodo. E chiudiamo con un'altra notizia che riguarda un atleta di Gioia Tauro. Tennis Rotondo incanta al Sant'Elia battendo in finale D'Agostino. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piena Stampa torna domattina alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti da Lucio Rodinò l'augurio di una buona giornata.